Ciao a tutti ragazzi, allora questa volta, e come sempre, faccio video delle mie novità che ci sono in giro in quest'ultimo periodo, diciamo, tra gelati, cioccolata, bibite, che mi piace fare i video dove assaggio per la prima volta le novità e vi dico il mio pensiero e le assaggiamo live. Questa volta, l'altra volta, ho provato i Ferrero Rocher Ice Cream gelato, il Raffaello, il Magnum Double Caramel. Stavolta ho trovato l'estate ice, cioè ice cream in pratica, l'estate fatta, il gelato a tè fatto a ghiacciolo, che è uscito proprio un mese fa, pochi mesi fa. E questa volta sono due fragranze, ovviamente ci sta a pesca e al limone. Io questa volta l'ho preso a pesca e assaggerò con voi live come saranno, perché sono i nuovi gelati dell'estate ice. Ovviamente l'estate è buonissimo come tè, sia a pesca che limone. Li ho presi a pesca, come potete vedere, perché adoro la pesca, il succo di frutta a pesca, l'estate il tè a pesca. E la prossima volta farò il video e proverò quelli al limone. Ne escono quattro novità, ne escono 4, e come Ferrero Rocher Raffaello ne escono 4 o 4 euro. Il prezzo è buono, un euro l'uno, anche se voglio vedere, rispetto a Raffaello e Ferrero Rocher, che sono molto piccoli come gelati, questo che grandezza è. Quindi, ma è un parere, un ghiacciolo a tè, però l'estate è buono, pesca, io adoro la pesca, adoro più la pesca del limone, quindi l'ho preso prima a pesca. Assaggiamone, apriamone, ne escono sempre 4. Eccoli ragazzi, si apre così, ne escono 4, 1, 2, 3, 4, estate ice, pesca, eccolo, estate ice pesca con succo di pesca. Ecco gli altri 3, li vedo però, devo dire la verità, rispetto, eccoli, rispetto, hanno messo la confezione così, più è che si chiude così, diciamo che rispetto a un'altra confezione fatta meglio. Ovviamente le confezioni sono tutte giganti, l'estate ho notato, dei gelati di quest'anno. Ice tea, ice cream, pesca, ghiacciolo a pesco dell'estate, ghiacciato ovviamente. E è sempre della Ferrero, perché comunque l'estate è Ferrero sempre, come Ferrero Rocher. E però noto che sono molto più grandi rispetto ai Ferrero Rocher, molto più grandi. Sì, infatti sono 4 ghiaccioli da 280 grammi, quindi sono molto più grandi rispetto ai Ferrero Rocher e diciamo ai Raffaello, che sono piccoli come gelati. Ghiacciolate alla pesca, quindi con tè nero e zucchero alla pesca, ovviamente buonissimi, se già lo so che sono buoni. Assaggiamo e apriamo. Ah, come odore la pesca, mamma mia, li adoro. Eccolo, infatti da come, mamma mia, come odore la pesca. Da come potete notare, è un po' più grande rispetto ai gelati della Raffaello, della Ferrero Rocher, è un po' più grande. La pesca odora fortissimo. Buonissimo. È ghiacciato. È ghiacciato. Buonissimo. Molto buono. Sto morendo. Ghiacciatissimo. Stavo morendo. E devo dire che è molto buono, si sente tantissimo la pesca, è bello intenso e soprattutto non si squaglia facilmente, perché solitamente i ghiaccioli, la cosa che odio, il primo morso si squagliano. Poi è molto doppio, non è sottile. Da come potete vedere, solitamente i ghiaccioli sono sottili. Questo è molto doppio. L'odore forte di pesca ed è buonissimo. Chi è amante della pesca, questo ghiacciolo è buonissimo, molto doppio anche dentro, e ha un buon sapore. Promosso a pieni voti, voglio un 9.
Mamma mia, gli do un 9. Gli do un 9 perché rispecchia appieno il sapore del tè dell'estate a Pisca. È uguale. Ragazzi, per presente l'estate che vi bevete, il ghiacciolo è uguale, a differenza che è ghiacciato, perché è un ghiacciolo. Quindi il ghiacciato, la differenza è quella, ma rappresenta appieno. Buonissimo. E adesso perché siamo metà maggio, ma questo se lo mangi il caldo eccessivo di luglio, agosto, con il caldo ti rinfreschi e un buon sapore di pesca. Al prossimo video assaggerò quelli al limone, questo è il voto 9, buonissimi, li consiglio, 4 euro, buoni, sono abbastanza grandi. E proprio quelli al limone, che anche il limone mi piace, però io adoro più la pesca. Fatemi sapere nei commenti se l'avete mai provato, se vi piacciono. È il nuovo gelato di quest'anno, l'ho quasi provato tutti i nuovi gelati di quest'anno, tranne i Magnum. Perché Magnum Purgatorio, Inferno, quello rosso e quello al caramello, non li ho ancora trovati, ma li troverò. Sto cercando. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, continuo a mangiarlo perché è buonissimo. E do 9, non 10, perché la perfezione non esiste. E Raffaello ho dato 10 perché era buonissimo. Questo sì, però comunque c'è sempre qualcosa che si può migliorare, secondo me, tipo metterle un po' più, come si può dire, ancora più succoso, anche secondo me 9 è già tanto. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, continua. Ciao. Buonissimo. Si sente la pesca.